Cari amici di Onda Calabra, benvenuti ad un nuovo appuntamento. Questa puntata la dedichiamo a Maida. Proprio in questo momento ci troviamo all'interno di un palazzo signorile che risale ai primi del Novecento. Che è della nostra amica Teresa, che saluto e che ringrazio perché gliel'abbiamo completamente sconquassata. Ma in concreto, di che cosa parleremo in questa puntata? Parleremo dei primi insediamenti dei monaci basiliani, quindi arriveremo a mostrarvi delle grotte antichissime. Tanto per iniziare. E poi un passaggio dopo? Beh, il castello di Maida è sicuramente ricco di storia, ma riesce anche ad essere riletto in chiave moderna attraverso delle manifestazioni che vedono rianimarsi proprio il borgo durante delle festività particolari. E poi come perdere le 32 chiese che Maida può vantare? Beh, certo, non è che le faremo vedere tutte una volta, vi faremo vedere quelle che comunque ad oggi sono rimaste. Insomma, una puntata come sempre ricca di storia, questa è Onda Calabra. Iniziamo il nostro viaggio alla scoperta di Maida parlando di un insediamento che è stato quello dei monaci basiliani. Al mio fianco Salvatore Cartolano, che è un appassionato di storia di Maida, diciamolo Salvatore. Non è così che volevi essere presentato? Va bene, va bene. Va bene, va bene. Ma iniziamo subito a parlare di storia. Alle mie spalle abbiamo le grotte. Quelle grotte che erano utilizzate in età pre-greca come sepolcri vengono poi utilizzate come insediamenti dai monaci basiliani. Cosa ci racconta la storia del luogo? La storia del luogo dice che sul finire del X secolo, prima dell'arrivo dei Normanni, giunsero qua dei monaci basiliani provenienti dall'Oriente. Questi monaci trovano riparo subito in queste grotte che utilizzavano come momento di preghiera e certe volte ci dormivano per e quindi ci abitavano per ripararsi dalle intemperie e in effetti questo come sappiamo che erano delle lauree basiliane dal toponimo che è rimasto, perché i toponimi sappiamo che durano molto nella storia. Il toponimo, il luogo si chiama Laure, contrada delle lauree. Laura, che in greco laura significa cammino stretto. Quindi una storia tramandata. Attraverso il nome Laure riusciamo a ricostruire la storia dell'origine del posto, perché ora lo spieghiamo anche al telespettatore attento che in questo momento si starà chiedendo: ma come sono così basse queste grotte? Saranno state abitate dai monaci lillipuziani? Ma non è così. In realtà la strada era molto più bassa. La sede stradale era molto più bassa. Quelle che noi vediamo naturalmente è solo la parte terminale, la parte più alta delle grotte, che anticamente erano molto, molto più ampie e in cui si accedeva molto più facilmente. Non solo, non erano solo queste le grotte, ma l'antica, tutta la parete, sia sotto di noi che sopra, era praticamente tutta cribrata, tutta traforata di queste grotte, come del resto in altre parti della Calabria, tipo per esempio Gerace, in cui ci sono delle grotte simili che venivano utilizzate in età pre-greca come tombe a camera. Ecco, quindi tombe a camera, poi diventano insediamenti utilizzati dai monaci come punto di insediamento iniziale per evangelizzare. Quindi avevano portato con loro che cosa i monaci? Avevano portato con loro una icona, un'immagine della Beata Vergine, e la leggenda dice che questi monaci, trainando questa immagine su un carro tirato da buoi, a un certo punto si fermassero perché i buoi non volevano più proseguire, non volevano andare avanti. Spieghiamo che i monaci stavano cercando proprio il posto dove ergere questo nuovo monumento, questa chiesa dedicata alla Madonna. Alla Madonna. Quindi questo fermarsi improvvisamente dei buoi, i quali, si dice la leggenda, addirittura si inginocchiassero, fece capire ai monaci che il luogo in cui costruire la chiesa dedicata alla Madonna, il Catholicon, come si dice in greco, fosse proprio quello, per cui edificarono la chiesa di Santa Maria Cattolica
in quel luogo in cui i buoi, il carro trainato dai buoi si fermò. Pensate, la leggenda così dice, persino i buoi si prostrarono di fronte al posto prescelto dal Signore. Ricordiamo che questo Laurea, come dicevamo prima, significa appunto cammino stretto. Quindi verso Dio, quindi una storia importante che conduce ad un culto, quello della Madonna, e tra poco proprio ci sposteremo nella chiesa della Madonna per conoscere ancora meglio la storia della base, che inizialmente è bizantina e poi viene rimpiazzata da una base a forma di croce latina. Ma lo spiegheremo tra pochissimo spostandoci proprio sul posto. All'interno della chiesa di Santa Maria Cattolica, adesso, come potrete notare, ha una struttura moderna, però, come abbiamo anticipato prima, il nome stesso ci riconduce a quella storia dei monaci che decisero di edificarla proprio in questo punto. Perché cattolica? Cosa deriva rinvia? Dal greco katholikon. Quindi monaci. I monaci basiliani diedero questo nome di Santa Maria Cattolica in onore all'icona che avevano portato dall'Oriente, e edificarono una chiesa dove si era verificato praticamente il miracolo di cui abbiamo accennato nella leggenda precedentemente. E in questo momento invece si conservano due opere importanti del Cefalì. Nel Cefalì. Ossia il Gesù che accoglie i pargoli e poi Gesù tra i medici. Tra i dottori. Sono due affreschi molto importanti di Cefalì. E il primo, che praticamente sulla sinistra uscendo, ritrae Gesù che accoglie i pargoli e sembra una scena familiare. Al centro del ritratto non c'è praticamente la figura di Gesù, ma ci sono i bambini. L'autore ha voluto proprio mettere in rilievo la centralità dei bambini. Mentre nell'altro quadro il bambino invece è Gesù stesso, il quale con un gesto della mano insegna o ridice, diciamo, le sacre scritture ai dottori, i quali lo guardano, alcuni in modo assorto e contemplativo, altri in modo astioso, per cui si vede già da ora chi sarà a favore di Gesù, chi invece lo perseguiterà poi in seguito. Quindi un quadro dove la tensione si percepisce. Sì, si percepisce. Ma ritornando a questa chiesa che è importante per il popolo di Maida, raccontiamo un po' la storia. Ossia, in epoca bizantina ovviamente viene fondata, quindi il rito greco è pianta della chiesa a forme di croce. A croce greca come quella della cattolica di stilo. Sì, perché più o meno siamo in quel periodo storico. In quel periodo là, decimo secolo. Per cui arrivano i Normanni, impongono il rito latino. Anche l'edificazione della chiesa avviene sopra. In questo momento sentiamo le campane e non è un caso, perché vi stiamo raccontando una storia che parla proprio di una campana, quindi scusate se è poco in questo momento. Allora, ritornando ai Normanni, quindi arrivano, edificano una pianta proprio su quella precedente a forma di croce latina. Importante, come vi dicevo, è la storia di una campana. Abbiamo sentito il rintocco delle campane proprio in questo momento, come se volessero ricordarci questa storia. Pensate, un episodio tragico, quello del terremoto del 1905, ci racconta di una leggenda, ossia di una decisione, di un simbolo ancora una volta, che fa sì che i maidesi decidano di riedificare la chiesa esattamente su questo punto, e la protagonista è proprio una campana. La campana del campanile normanno rotola fino al paese e fa capire ai cittadini che non era giusto edificarla in un altro posto, che era giusto ricostruire la chiesa proprio qui, ed ecco perché in questo momento noi abbiamo un campanile diverso rispetto alla torre normanna. Ma ricapitolando tutta la storia, Salvatore, dacci i cenni cronologici e dici quanto antica e importante sia questa chiesa per il popolo di Maida e per il popolo calabrese intero. È antica e importante perché era il centro del distretto bizantino, della diaconia si chiamava, distretto bizantino, che praticamente era a capo di tutta la zona. A capo della chiesa bizantina c'era un protopapa, poi soppiantato dal vescovo normanno, che fu
importato praticamente dalla, fu imposto dai normanni con l'imposizione del rito latino, che piano piano prese il sopravvento sul rito greco. E quindi la pianta a croce latina è quella attuale, che soppianta praticamente quella a croce greca, e la chiesa attuale fu costruita e allungata su un palazzo esistente, che era un palazzo baronale, che aveva praticamente la torre di cui Erika ha parlato prima, che poi rovinò nel terremoto del 1905. E il palazzo fu donato dal barone alla chiesa perché questa chiesa venisse allungata. Così si ha praticamente la situazione attuale. E sotto la chiesa, sotto l'attuale chiesa, i resti del palazzo baronale ospitano la cappella di San Sebastiano. Il castello di Maida. Anche questo racconta di un'origine bizantina, poi naturalmente rispetto alle dominazioni che si sono succedute in questo territorio ha cambiato aspetto anche il castello, non è così Salvatore? Certamente, il castello ha origini bizantine, quindi una fortificazione bizantina che resistette fino al primo cinquantennio dell'undicesimo secolo, fino al 1054. Questa fortezza bizantina fu presa d'assalto due volte dai saraceni, una alla fine del X secolo, in cui vengono fatti prigionieri tra Maida e Tiriolo circa 1200 persone, e un'altra nel 1020. Pose fine alle scorrerie bizantine l'arrivo dei normanni con Roberto il Guiscardo. Ecco, questi normanni che si impongono sempre, cosa fecero? Una torre d'avvistamento anche fecero, qui? Fecero, eressero una torre, e si acquartierarono qui e svernarono durante la campagna di conquista di Reggio Calabria. Quindi al ritorno dalla campagna di Reggio Calabria si fermarono nei pressi di Maida e intavolarono trattative con le fortezze bizantine di Maida e di Nicastro. Parlando sempre dei normanni, che si sceglievano proprio i punti migliori, del resto questa è la parte più stretta della Calabria, non è vero? Sì, il famoso istmo che addirittura potrebbe essere stato citato dall'Odissea direttamente da Omero, in un episodio particolare, l'incontro tra Ulisse e Nausicaa. Esattamente, l'incontro tra Ulisse e Nausicaa nell'Odissea è avvenuto, secondo quanto dice Omero, proprio qua, perché Omero parla di un punto del territorio in cui avvenne l'incontro tra Ulisse e Nausicaa, che assomiglia a uno scudo greco, e proprio a somiglianza del golfo esatto, dei due seni di Squillace e di Sant'Eufemia. Per cui assomiglia proprio, visto dall'alto, ad uno scudo greco, e Omero fa nell'Odissea proprio questo riferimento. Non solo, dice pure che la regia del Cino aveva due porti, per cui si presume che un porto fosse sul Mar Tirreno e l'altro sul Mar Ionio. Pensate, 30 chilometri più o meno l'uno dall'altro, quindi importantissimo come territorio. Questo castello invece in chiave moderna, come possiamo leggerlo? Ci sono delle manifestazioni che lo fanno rivivere? Noi con cadenza biennale organizziamo, per ricordare proprio le origini di Maida, organizziamo i Giochi del Feudo, che coinvolgono non solo il Maida Centro ma anche gli ex casali di Maida, che una volta facevano parte del feudo di Maida, e mi riferisco a Vena, che è la frazione di Maida, e a Iacurso, a Cortale, e a San Pietro ed a Curinga. E in questo modo abbiamo dato proprio il cenno dell'era più moderna del castello. Ovviamente i curiosi che volessero ancora sapere di più rispetto alla storia li mandiamo direttamente qui. È giusto che siano loro stessi a visitare il sito e rendersi conto di questa storia, che è palpabile, voglio dire. Basta uno sguardo per conoscere e per incuriosirsi ancora di più e scoprire tanto. Ma il viaggio continua con te, naturalmente con Luigi, quindi pubblicità. E a dopo. La Calabra, Indocilanda, un disone, shalalai.
Calabra, Calabra, Indocilanda, un disone, shakalaina. Eccoci qui, dopo la pubblicità rincontriamo Salvatore Cartolano con Luigi Gnetti, lo so, ormai con Erika c'era un feeling, c'era proprio una storia continua, però insomma, Salvatore, cerca di accontentarti, insomma, anzi, prendi quello che offre il convento, visto che a Maida comunque avete una buona tradizione e magari dopo ci andremo. Ma con Salvatore proseguiamo il nostro viaggio all'interno delle chiese, perché insomma, evidentemente l'avremmo detto anche nella prima parte, Maida può vantare un numero esagerato, quasi 32. 32 vero, tra chiese e conventi. Questa che stiamo vedendo adesso è la chiesa di San Nicola, una chiesa che è stata costruita all'interno del castello, quindi come si diceva in castris. Cioè era incastrata praticamente nell'accampamento. A che periodo risale? Risale al, quasi coeva al castello. Coeva che vuol dire quasi immediata. Quasi immediata. Hanno fatto prima il castello e poi hanno edificato la chiesa. Sì, esatto. E si chiama San Nicola de Latinis, in contrapposizione ad un'altra chiesa che sorgeva a Maida, cosiddetta San Nicola de Grecis, che però era diritto greco, mentre questo era diritto latino. Appunto de Latinis e de Grecis. E in effetti allora questo nostro San Nicola è quello di Bari, cioè quello che arriva dalla Puglia. Arriva dalla Puglia, arriva dall'Oriente, quindi il culto di San Nicola arriva fino a Maida e quindi si trasmette, attecchisce in Maida. Beh, insomma, forse è anche semplice, perché se voi andate a guardare la cartina geografica del nostro territorio, sto parlando della Calabria, Maida è praticamente al centro, da tutte le distanze. Al centro della Calabria, sì, al centro dell'istmo di cui abbiamo parlato prima con Erika. Quindi è evidente che un po' tutti potessero passare da queste parti, santi o peccatori. Che è crocevia di civiltà, perché Maida è stato sempre così, essendo nell'istmo e avendo una parte, una posizione privilegiata. È stata visitata parecchio. Visitata parecchio perché era un punto strategico. E queste vie antichissime risalgono addirittura al Paleolitico e al Neolitico. Certo. Al Neolitico, quando gli abitatori della Calabria e dell'Istimo commerciavano l'Ostidiana con le isole Eolie, quindi andavano con le imbarcazioni, e questa era la via dell'Ostidiana che arrivava praticamente poi tramite le valli del Pesipe e dell'Amato sia a Tiriolo che a Girifalco. Incredibile quante cose vi stiamo raccontando attraverso Onda Calabra. Noi vi travolgiamo, tra virgolette, con l'informazione del nostro territorio, solo per farvi capire che prima di andare a scoprire paesi e destinazioni meravigliose in giro per il mondo, cerchiamo di imparare a capire, a scoprire e a conoscere meglio il nostro territorio. Anche così, facendo una valutazione, potremmo metterci in mezzo, perché no? Dice, però la nostra regione è davvero bella. Noi vi indichiamo degli itinerari che possono essere vostri nel momento in cui decidiate, insomma, di poter fare un giro sul nostro territorio. Ma noi andiamo avanti, caro Salvatore, e ci spostiamo di chiesa, ne andremo a visitare un'altra. Siamo praticamente di schiena, dovrei dire, a un muro importante per Maida, perché Palazzo Vitale, purtroppo per una serie di motivi legati a ristrutturazione, legati al fatto che c'è qualche crollo, non possiamo entrare dentro. Magari, insomma, cosa dire di Palazzo Vitale, Salvatore? Palazzo Vitale è importante anche non solo dal punto di vista architettonico, perché è un esempio dell'architettura del Settecento maidese, ma anche perché si riallaccia a una data molto importante per Maida. Mi riferisco al 4 luglio 1806, che vide nell'antistante una piana di Maida una grossa battaglia tra gli eserciti, l'esercito napoleonico e l'esercito inglese capitanato da John Stuart. C'è da dire una cosa fondamentale, che nel 1806 l'esercito francese, che si era praticamente
comodamente sistemato qui nella piana di Sant'Eufemio, poi questo di Maida, era territorio di Maida. Nel 1806 sì. Era comunque territorio di era Maida. Gli inglesi arrivarono da mare, sbarcarono praticamente alle foci del fiume Amato, attaccarono i francesi, ma malgrado fossero di numero inferiore, insomma da un punto di vista militare rispetto ai francesi, riuscirono ad avere vinta la meglio o comunque vinta la battaglia, perché utilizzarono uno stratagemma di sistemazione praticamente dell'esercito, invece di formare una colonna come facevano i francesi, insomma si misero a schiera, insomma una accanto all'altro, e quindi avevano la possibilità di poter sparare in modo continuo nei confronti dei francesi, che invece insomma si trovarono davvero furono decimati, ci furono dei morti, ci furono dei prigionieri, altri fuggirono, credo a Soveria Mannelli, in quelle zone lì, e il popolo di Maida, carinissimo devo dire in questo caso, si vestirono da Croce Rossini tutti quanti, da Croce Rossa Italiana, e ospitarono all'interno delle loro case i feriti. Fossero francesi o inglesi, non era importante. Non fecero differenza. E questa è una cosa gloriosa che va ricordato agli stessi cittadini di Maida. La memoria, il senso della memoria, lo diciamo spesso e volentieri, che con un'estrema facilità noi ci dimentichiamo quello che siamo stati, però molte volte per inorgoglirci di un passato che ci appartiene dovremmo comunque ricordarcelo di tanto in tanto. Grande battaglia vinta dagli inglesi che poi, insomma, come si dice, se la menarono alla grande, ma era anche giusto perché era la prima volta che un esercito inglese sconfiggeva l'esercito napoleonico sulla terraferma, quindi insomma prima di Waterloo praticamente, sì, esatto. siamo in quel periodo storico, e tutt'oggi nella a Londra proprio nella via centrale c'è Maida Street e Maida Vale, praticamente dove ci sono gli studi della BBC, sì. Forse non lo sanno neanche loro, neanche evidentemente loro. Però glielo diciamo noi per rimarcare, evidenziare una gloriosa e vittoriosa battaglia vinta qui nel suolo calabrese. Un'altra cosa che dobbiamo dire al volo, queste immagini che state vedendo vi riportano la chiesetta di San Giovanni Battista, che è una delle chiese minori di Maida, cappella della famiglia Romeo, perché le antiche famiglie diciamo nobiliari benestanti avevano ognuna la sua cappella privata. La chiesa di San Giovanni Battista è la cappella della famiglia Romeo. E quasi di fronte c'è la chiesa della Madonna delle Grazie, che è la cappella della famiglia Vitale. Ecco, praticamente era quasi di rimpettai, cioè, ognuno, la famiglia Vitale andava naturalmente alla Madonna delle Grazie, mentre invece l'altra famiglia andava, insomma si dividevano così. Dire che il Palazzo Vitale è importante perché fu scelto da John Stuart come suo quartier generale, per cui lui era comodo. Scelse questo palazzo come suo quartier generale e potete immaginare, aveva vinto. Tutto gli doveva tutti essere gli onori, riconosciuto, certo. Tutti gli onori. Strade strette di Maida ci portano in questo convento delle Venerande, o meglio definite? Allora, Santa Veneranda, nome latino, e Santa Parasceva, il nome greco. Parasceva, Calimera, Parasceva, Parasceva. E quindi basta, io più di questo non mi ricordo, della Grecia, e siamo nel periodo basiliano, in effetti. Sì, arrivano subito dopo i monaci basiliani e formano questo cenobio. E queste monache arrivano convento, da dove? Arrivano da sempre dall'estero. Arrivano queste monache stazionano e qui. Fondano praticamente questo convento, erigono questo convento. Che croce via, Salvatore, ma sono passati tutti di qua, insomma. Una croce via di civiltà, sì, è vero. Sai che sapienza che deve avere questo popolo di Maida, o no? Bisogna, dico sempre io, quello che bisogna fare è riscoprire le proprie radici, altrimenti non si è un popolo. E quanto interesse c'è nell'opinione pubblica media nello riscoprire le proprie radici? Diciamo, interessa? Interessa molto, e diciamo che c'è una nuova voglia di riscoperta, proprio perché ci si rende conto
e lo ripeto che senza radici non andiamo da nessuna parte. Ma non sentite questa sensazione profonda, questa sensazione anche piacevole, no? Nel sapere chi c'è stato prima di noi, che cosa ha fatto, come ha contribuito. Molte volte noi ci fermiamo davanti a un monumento, davanti a un edificio e immaginiamo, ma qui chi ci sarà passato? Ma qui che cosa sarà successo? Ma chi l'avrà edificato? E allora la storia ci aiuta in questo. Noi di Onda Calabra, certo, vogliamo fare un piccolo presente nei confronti dei nostri telespettatori. Il resto lo diciamo sempre, venitelo a scoprire qui sul posto. Maida è in provincia di Catanzaro, siamo proprio al centro della Calabria. Per tornare alla Santa Veneranda, la particolarità di queste monache che avevano il vestito rosso, e il velo nero. Quindi avevano questa caratteristica del vestito. Un primo esempio di, scusate la battuta, di milanisti. Sì, antichi. Antichi, rosso, rosso e nero, pensa. Rosso. Ma c'è un senso a questo tipo di colorometria? Questa è proprio la Santa Parasceve che aveva praticamente questo rosso e nero, esatto. Hai capito. E Il vestito rosso. E noi durante le rievocazioni dei giochi del feudo abbiamo proprio i vestiti delle monache di Santa Veneranda con i monaci brasiliani, vestiti di rosso e di nero. Comunque questo giro a Maida non finisce qua, ma finisce al convento, una struttura che naturalmente parte con elementi fortemente aggreganti e religiosi, non solo per Maida ma per tutto il territorio, ma c'è una festa una volta all'anno, periodo di primavera, 2 aprile, dove il paese insomma prende forma in tutti i modi, perché si parla di gastronomia, si parla naturalmente di un prodotto tipico che viene consumato in un solo giorno con quantità davvero enormi. Ma adesso ci spostiamo al convento. Ed eccoci arrivati al convento di Maida, una zona di culto, ma una zona anche di mangiate mega galattiche una volta all'anno. Allora, cerchiamo di arrivare alla Cicerata da un percorso che abbiamo pensato di fare. Questo convento nasce intorno al 1400, insomma, vero? Perché in effetti... XV secolo. Perché in effetti nasce dall'esigenza di avere, insomma, la presenza del clero proprio qui a Maida. E quindi un gruppo di persone va a chiedere a San Francesco di Paola se si poteva costruire una struttura all'interno qui del proprio territorio. San Francesco di Paola era occupato e chi manda? Manda padre Francesco Maiorano. Ale, che viene sul posto e costruisce praticamente questa struttura. San Francesco si prende un po' di tempo e 15 anni dopo viene a vedere, insomma, il risultato di così tanto lavoro. Lo trova perfetto. Sì, 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 sì. C'è stato fatto un ottimo lavoro. E quindi? Quella che noi vediamo ora, che è chiaro che non era il convento, quella che noi vediamo ora è l'antica chiesa. Sì. Che aveva l'entrata alle nostre spalle, dove c'è quell'arco chiuso murato. Una volta quell'arco era aperto e lì c'era l'entrata della chiesa. La sede stradale era molto più bassa, per cui le arcate erano molto più alte di quelle che appaiono, di come appaiono oggi. Sembrano bassine, però è stato riempito per dare lo stesso livello. E questa struttura negli anni è diventata, come potete vedere da quello che state visionando adesso alle nostre spalle, questo muro tutto bruciato. Non è il risultato di un incendio. I nostri amici del Catanzarese magari capiscono di che cosa sta parlando, ma quelli più in là si staranno sicuramente domandando perché questo muro è così nero, perché appunto una volta all'anno si festeggia la Cicerata. Qui vengono sistemate dietro di noi più di 30 35 credo. Caldaie, 36, poi a seconda della bisogna possono essere piene, anche di più, piene di pasta e di ceci. Ecco, questa tradizione viene fuori dal fatto che evidentemente i monaci in quel periodo davano da mangiare ai poveri, e quindi davano quello che riuscivano a racimolare con l'acquesto, lo distribuivano poi a chi aveva fame, a chi aveva bisogno. E quindi ai poveri. Certo, oggi non è così, perché tutti quelli che vengono a visionare e a vivere la Cicerata di Maida vengono per ricordare una grande tradizione e vengono in questo convivio per condividere questo momento di gioia, di allegria. Certo. Vero?
E posso assicurare che come viene cucinata mai della pasta di ceci non si cucina da nessuna parte, quindi vi invito a venire il 2 aprile ogni anno a vedere e a gustare io di persona. Io ci sono stato e posso garantire che tutto quello che dice è vero, perché è vero. Quello che si fa in modo lenta, una cottura lenta con le caldaie come si faceva ai tempi antichi usando l'acqua di Gesù e Maria, che è una fontana qua vicino benedetta, diciamo, e facendo praticamente mettendo a mollo i ceci la sera prima e poi quindi praticamente tutta la notte si passa a cucinare. Ragazzi, posso, in allegria e poi garantire... il giorno dopo Dopo la benedizione c'è la distribuzione. Risultato, è un risultato ottimo, strepitoso, ve lo posso garantire. Organizzatevi, Maida vi aspetta non solo per la cicerata, ma in tutto l'anno, perché è veramente un territorio carico, ricco di storia. Dovete soltanto venire sul posto, farvela raccontare e goderla naturalmente con gli abitanti del posto. Io ringrazio veramente di cuore Salvatore, ringrazio la Presidente della Proloco, ringrazio l'Assessore Francesco, ringrazio il Sindaco, ringrazio veramente tutti quelli, Tonino Vinci, che si è messo a disposizione per questa puntata, li ringrazio davvero di cuore, il sottoscritto Erika Cunzolo, vi aspettano quindi a Maida quando ci siamo e in tutte le altre volte sulla vostra televisione con Onda Calabra con un'altra nuova puntata e altre cose importanti da raccontarvi. Grazie per essere rimasti con noi. Onda Calabra, Indocilanda, Ondisone, Ondisone, Shalalaina, Onda Calabra, Indocilanda.